Ultima partita della mattinata per decidere le gerarchie nel gruppo C è quella tra Chelsea e Lugano. Si comincia subito con il Lugano che parte fortissimo, pallone per Amirzade, si libera e soprattutto libera un gran destro che finisce nell'angolino, nulla da fare per Kurd. E allora dopo un minuto e una manciata di secondi il Lugano è avanti grazie al suo capitano Milad Amirzade con il suo secondo gol in questo torneo, un bellissimo gol, palo e rete nell'angolino, nulla da fare per il portiere Kurd. Poi dall'altra parte ci prova Riley Ian Kurt a pareggiare i conti, senza riuscirci però perché c'è la bella parata di Botoschi che sarà protagonista con il Lugano in questa partita. Cruezio ci prova ancora dalla distanza, questa volta Novoselski con il pallone che si alza non di molto sopra la traversa. Il tentativo anche da parte del numero 14 Maxim Novoselski. Nel secondo tempo il Lugano prova a raddoppiare con Garantola, il suo sinistro però termina a lato della porta custodita da Ted Nohah Kurd. E allora Chelsea che le prova tutte per arrivare al pareggio. Qui Ryan trova la deviazione con le unghie da parte di Botoschi, che è stato decisivo in questa partita. Poi però trova il pareggio poco dopo il Chelsea. Prima un altro tentativo da parte di Giorgia, salvato sulla linea dai difensori del Lugano. Dicevo, Chelsea che troverà il pareggio con Riley Ian Kurd, non prima di aver subito ancora un tiro dalla distanza da parte di Novoselski, anche questa volta non va lontano dalla porta. Poi è la bellissima azione, guardate qui, di Riley Ian Kurd, che poi con un grandissimo destro quasi di punta da calcetto alla Ronaldinho, quando tra l'altro fece gol al Chelsea con la maglia del Barcellona, questa volta è Kurd che imita il brasiliano e trova un gol all'angolino dove Botoschi non può arrivare, vale il gol dell'1-1, Chelsea primo in classifica.